Buonasera, allora benvenuti alle anticipazioni del nostro telegiornale. Telegiornale che oggi ci porterà anche a parlare di notizie, di avvenimenti che accadono molto, molto lontano dal nostro paese. Stiamo parlando ad esempio delle Filippine, ma attenzione, vi do qualche cifra: 1200 morti, oltre 1 milione di sfollati, onde alte oltre 6 metri, raffiche di vento ad oltre 300 km orari. Questo è il tifone che si è abbattuto su questo paese che sta veramente creando morte e distruzione. Peraltro il tifone ora si sta dirigendo verso il Laos e il Vietnam, dove le autorità hanno smobilitato, hanno evacuato oltre 600.000 persone. Questa è la situazione, ne parleremo nel corso del telegiornale, era doveroso dirvelo subito nell'anteprima, ma nel nostro telegiornale in apertura avremo ancora la situazione politica italiana, che è una situazione in continua ebollizione. Gli italiani ogni giorno sono alle prese con la crisi del sistema economico, lo sanno, ogni giorno devono affrontare la vita razionale di ogni giorno, ebbene i partiti continuano però ad alimentare polemiche al loro interno. Allora anche oggi vi dobbiamo parlare ad esempio di quello che accade nel Partito Democratico, dove il nuovo fronte di scontro è oggi aperto dall'area, come dire, cattolica del partito, ma dove ancora c'è polemica per lo stop al tesseramento deciso dalla direzione e dove pesano come macigni le parole oggi. Di chi? Di quel Romano Prodi, ex premier, ex candidato al Quirinale, che oggi ha affermato: io non ho ritirato la tessera del Partito Democratico, io non andrò a votare alle primarie, io sono una persona coerente, mi tolgo dalla gara, come dire, dalla vita politica. Vedremo anche quello che sta accadendo nel PDL. Beh, il PDL è un partito che un giorno sì e un giorno no sembra vicino alla scissione e dove oggi ci sono nuove polemiche fra i cosiddetti lealisti e i cosiddetti governisti, ma dove la priorità sembra sempre essere quella di che cosa? Lo capirete da soli, della salvezza di Silvio Berlusconi, evitarne la decadenza. E allora fanno parlare ancora in questi giorni le parole di Dell'Utri, che in una trasmissione televisiva, come sapete, aveva detto che i figli del Cavaliere avevano presentato la domanda di grazia al Quirinale, smentita da parte di Ghedini, smentita da parte del Colle, ed oggi, incalzato da più parte, Dell'Utri ci ritorna sopra e dice: mi hanno teso un trappolone in televisione, io non so su questa vicenda assolutamente, attenzione parole sue, un tubo. Vedremo poi che cosa sta accadendo ancora più a destra del PDL, dove Francesco Storace si muove molto e oggi a Roma ha presentato la nuova alleanza nazionale. Vedremo anche che cosa sta facendo Beppe Grillo, che continua comunque a sparare a zero con i consueti toni a cui ci è abituati contro i partiti tradizionali. E vedremo insomma quello che succede nella politica italiana. Ma gli italiani, come vi dicevamo prima, stanno comunque ogni giorno ad affrontare, grazie, puoi togliere quel cartello, grazie, affrontano ogni giorno la situazione che voi sapete e quindi ecco che archiviata in qualche modo l'IMU, ora tutta l'attenzione sia sulla legge di stabilità. Sono stati presentati dai partiti di governo qualcosa come oltre 3.000 emendamenti, ma parleremo nel corso del telegiornale, visto che mi hanno messo fretta, e quindi 30 secondi e poi i titoli. Romano Prodi si chiama fuori dal voto delle primarie del PD. L'ex premier, bruciato dai franchi tiratori nella corsa al Colle, spiega: lo faccio per coerenza, mi sono ritirato dalla vita politica. Intanto l'organizzazione a Roma del congresso del Partito Socialista Europeo fa arrabbiare Fioroni, che minaccia il ritorno alla Margherita. Marcello Dell'Utri fa dietro front sulla vicenda della presunta domanda di grazia presentata dai figli di Berlusconi. Mi è stato teso un trappolone, dice. Io di questa cosa non so un tubo. Per l'ex senatore si è trattato solo di un grande equivoco. Ho solo risposto ad alcune domande, pensando che chi me le faceva avesse avuto la notizia, aggiunge. Le mie erano solo considerazioni generiche. Storace tenta di riunificare tante formazioni di destra sotto le vecchie insegne dell'Alleanza Nazionale. L'operazione inizia con 8 sigle, ma guarda anche alla Meloni e ad Alemanno. Grillo invece è ancora all'attacco dei partiti. Stanno incenerendosi da soli, scrive sul suo blog. Lo sterco secco brucia come una torcia. Presentata una pioggia di emendamenti, quasi 3.100 sulla legge di stabilità, riguardano tutti i punti più controversi della manovra, dal cuneo fiscale alla casa alle pensioni. La proposta che fa discutere di più sembra essere quella del PDL, di vendere le spiagge per fare cassa. Un'idea bocciata dal PD, ricorda Totò e la Fontana di Trevi.
corre verso ovest, mettendo in massima allerta Cina, Vietnam e Laos. Il tifone Haiyan dietro di sé lascia solo morte e distruzione. Le prime stime, assolutamente provvisorie, parlano di 1200 vittime nelle Filippine e oltre 700.000 sfollati. Il vento ha raggiunto la velocità di oltre, pensate, 300 km orari. Mai in passato era stato registrato qualcosa di simile. E allora buonasera, benvenuti al TG della 7. Dunque, come dicevamo nelle anteprima, evidentemente non c'è veramente pace nella politica italiana, soprattutto nei due principali partiti della maggioranza, PD e PDL. Nei democratici cosa è successo? Nuovo fronte di scontro, aperto questa volta dall'ala cattolica del partito, fermamente contraria alla decisione della segreteria di organizzare il congresso del Partito Socialista Europeo a Roma. Ma ci sono anche altre polemiche. Lo stop al tesseramento deciso dalla direzione, poi sentiremo le parole durissime come macigni pronunciate da Romano Prodi. Non voterò le primarie. Prodi, il fondatore, all'ultimo strappo con il suo Partito Democratico. L'ex premier aveva già detto di non voler rinnovare la tessera, ma ora va oltre, anche se sostiene di non farlo in polemica, ma perché ha deciso di ritirarsi dalla vita politica e se votassi, spiega, dovrei dire per chi, come e in che modo. Ma è evidente tutta l'amarezza del professore dopo l'insulto dei 101 franchi tiratori Democrats che bocciarono lo scorso aprile la sua elezione al Quirinale. Il punto più basso della guerra delle correnti che lacera il partito, oggi alle prese con la battaglia delle primarie, con la pagina opaca del tesseramento gonfiato in tante realtà locali. Torna in campo il segretario uscente Guglielmo Epifani, che cerca di ridare smalto all'immagine del PD. Lo stop del tesseramento io credo fosse un atto giusto. In via generale dovremmo lavorare, lo dico adesso per il futuro, perché quando parte un congresso di base degli iscritti, la platea degli iscritti la si conosca prima. Dalla convention di Gianni Cuperlo a Milano, Epifani accende però anche la miccia di una nuova polemica. Organizzeremo il congresso dei socialisti europei a Roma, annuncia immediata la reazione dell'ex popolare Beppe Fioroni, che parla di un atto grave che muta geneticamente il PD, per cui era esclusa l'adesione al PSA. Così si annulla il partito di centrosinistra per diventare la sinistra e allora torna anche la Margherita, tuona Fioroni. L'anima di sinistra del PD è rivendicata però da Cuperlo, primo sfidante di Renzi alle primarie dell'8 dicembre. Noi non siamo il volto buono della destra, noi siamo la sinistra. E Cuperlo sembra attaccare il sindaco, che è nel mirino su vari fronti. No al blerismo, non si può dire che l'Italia si è ridotta così per colpa di partiti, pensionati e sindacati. Cuperlo difende anche la sua idea di partito identitario forte, non basta un leader solitario che sconfigga un altro leader solitario. Mentre Epifani reagisce contro l'attacco del sindaco al governo e al partito sul caso Cancellieri. Il ministro doveva dimettersi, sbagliato a difenderla, ha detto Renzi. Perché mi sono dato un costume in questa fase di non entrare in discussione con i candidati. Per quello che mi riguarda penso che abbiamo agito correttamente. Matteo Renzi intanto scrive a tutti gli iscritti per dire che il PD è l'unica speranza del paese e con lui il popolo democrat sconfitto alle ultime elezioni può vincere per cambiare l'Italia. Basta correnti però e basta intrighi per mandare a casa i leader che vincono, è il suo appello. Allora, così nei democratici, cosa sta accadendo invece nel PDL, un partito dove ogni giorno si fanno più forti le tentazioni di una possibile scissione interna? Fra i cosiddetti lealisti, coloro che sono più vicini a Silvio Berlusconi, la priorità, lo sappiamo, l'abbiamo sempre raccontato, è quello di evitare la decadenza di Silvio Berlusconi, insomma quello di salvare l'ex premier dalla decadenza da senatore. Quindi si torna a parlare naturalmente di tutto ciò che riguarda questo argomento e quindi delle parole di Dell'Utri, che in una trasmissione televisiva, sapete, aveva affermato che i figli di Silvio Berlusconi avevano avanzato una richiesta di grazia al Quirinale. È arrivata secca la smentita del Colle, è arrivata una smentita dei legali di Silvio Berlusconi, allora oggi Dell'Utri, stimolato da più parti, è tornato sull'argomento. Sentite che cosa ha detto. Hanno costruito un caso sul nulla, mi è stato teso un trappolone, io non so un tubo. Così Marcello Dell'Utri, a meno di 24 ore dal colpo di scena andato in onda ieri sera nel corso della trasmissione Virus, quando l'ex senatore siciliano ha dato la notizia che i figli di Berlusconi avrebbero chiesto la grazia per il padre. Uno scoop spazzato via in pochi minuti dalla smentita dell'avvocato Ghedini, che ha definito la notizia totalmente infondata, e da quella del Quirinale, non è mai
mai arrivato nulla, anche perché si fa notare dal Colle, a Napolitano già da tempo l'entourage vicino a Berlusconi ha sempre escluso ogni ipotesi di domanda di grazia. Smentite che però non spiegano il perché dell'Utri sia tornato sull'argomento della grazia e che hanno scatenato oggi nuovamente l'ex senatore siciliano in una rettifica che sembra però contraddire quanto è avvenuto nel corso della trasmissione. Sembra di aver capito e sentito che questa grazia mi era stata, non dico promessa, ma insomma comunque in qualche modo avanzata, no? Gli era stata, diciamo così, dato una speranza. Ma promessa da Napolitano, dice? O dall'entourage? Non lo so, dall'entourage, non lo so, guardi, sono cose complicate. Ma i figli sono stati tutti compatti nel chiedere la grazia, tutti e cinque? Ah, certo, perché c'è qualcuno che dice no. Una volta che si è deciso che dovevano chiedere ai figli, perché gli è stato chiesto di farla chiedere ai figli, i figli l'hanno chiesta. Oggi Dell'Utri precisa, a domanda di Porro sulla grazia, ho risposto non lo so se è stata presentata. Quando mi hanno chiesto se è stata firmata da alcuni figli, ho risposto sarà firmata da tutti, non da alcuni immagino. Un discorso generico, precisa l'ex senatore, non ho detto so che è successo, non è successo, che succederà, non gioco su queste cose. Ma più che sulle parole dette o non dette da Dell'Utri, la questione è proprio quella della grazia in sé, un'ipotesi che il Cavaliere forse preferirebbe mantenere sospesa fino alla decadenza, meglio lasciare aperta ogni strada fino ad allora. E d'altra parte Berlusconi pochi giorni fa aveva detto a Bruno Vespa che Napolitano è ancora in tempo per un provvedimento di clemenza. Il Senato dovrebbe votare il 27 novembre, ma prima ci sarà il 16, il Consiglio nazionale del PDL, quello della rinascita di Forza Italia, su cui pende sempre di più il rischio di una scissione. Oggi botte e risposta infuocato tra Cicchitto e Capezzone. I falchi vogliono la crisi, dice Cicchitto, è un salto nel buio e più di 50 parlamentari sono contrari. Capezzone replica secco, in ballo ci sono decadenza e manovra, no ad un sostegno al governo a prescindere. Un fuoco incrociato da cui dipende la stabilità del governo delle larghe intese. Da Beppe Grillo intanto continuano le invettive contro i partiti tradizionali, ma lo scontro è soprattutto in questi giorni con il Partito Democratico ed è anche sul cosiddetto reddito di cittadinanza proposto appunto dai pentastellati. Sentiamo. Combustione politica spontanea ai partiti, flambé. L'ultima provocazione di Beppe Grillo che oggi dal suo blog torna a denunciare una classe politica che, come scrive, è sterco secco che brucia come una torcia. Stanno bruciando tutti insieme, scrive il leader del Movimento 5 Stelle, e simultaneamente. PD, PD-L e Scelta Civica divampano in un rogo che non conosce tregua. Il PD-L è uno scherzo di natura, rincara Grillo, che ribattezza Topo Gigio Veltroni, Bimbo Minchia Renzi e un ectoplasma Epifani. E mentre resta lo scontro tra i pentastellati e il PD sulla proposta del reddito di cittadinanza bollata dal vice ministro dell'economia Fassina come una balla e pura demagogia, il movimento si divide sulla Google Tax. Grillo la stronca, ma alcuni suoi parlamentari la approvano, 78 per la precisione, l'avrebbero votata. La Google Tax è una proposta del PD che punta a far emergere i profitti realizzati in Italia dalle società online straniere. In sostanza, società straniere che vendono servizi e pubblicità nel nostro paese ma pagano le tasse in stati dove l'aliquota è più bassa. Soldi da recuperare secondo i democratici e destinare alla riduzione della tassazione sul lavoro. Il leader 5 Stelle definisce illegale la Google Tax. L'Unione Europea si è basata sulla libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. Un concetto che non ha convinto però molti parlamentari del suo gruppo che l'hanno votata a fine settembre.